Buongiorno yogi, io sono Iores, sono un'insegnante di yoga e oggi vi guiderò in una pratica dedicata alla primavera, o meglio, a prepararsi alla primavera. Secondo l'Ayurveda, le stagioni di transizione sono un periodo molto delicato e importante nel quale è necessario adattare la nostra routine quotidiana e così anche la nostra pratica yogica a ciò che avviene nell'ambiente circostante. La primavera si caratterizza in due modi molto importanti e molto specifici. Da un lato c'è un forte aspetto di rinascita, di fioritura. La natura si risveglia dopo il letargo invernale e la stessa cosa accade al nostro corpo. Per questo è importante sostenere il nostro organismo in tutti quei processi di pulizia, di purificazione profonda, che riguardano non solo il nostro corpo fisico, ma come sempre anche quello emotivo, la nostra mente, le nostre emozioni e i nostri pensieri. All'opposto, la primavera si contraddistingue per la leggerezza. L'aria inizia a farsi più tiepida e noi abbiamo voglia appunto di farci trasportare da questa atmosfera più lieve, meno pesante, meno seria. Però anche qui è importante agire per imparare a riportare un pochino i piedi per terra e per dare centratura e stabilità alla nostra mente. Nella pratica di oggi proveremo ad esplorare questi due aspetti. Ti invito a trovare una posizione comoda e confortevole sul tappetino, può essere una posizione seduta a gambe incrociate, se ne hai bisogno puoi sederti su un mattoncino o su un supporto, o se preferisci puoi sdraiarti a pancia in su in shavasana per questo momento di centratura iniziale. Chiudi gli occhi se ancora non l'hai fatto, rilassa le spalle, lascia le braccia morbide. E lascia che anche le scapole scivolino verso terra. Prenditi un istante per incontrare il tuo respiro. È un momento speciale quello in cui diventiamo consapevoli del nostro respiro. Quindi assapora questo momento di incontro. Osserva il respiro, farsi via via più consapevole, più profondo, ma mai forzato. Osserva l'aria che accarezza le narici e da qui si diffonde all'interno del corpo, cellula dopo cellula, fino ad arrivare agli angoli più nascosti, quelli più lontani, più periferici. E ora prova a colorare il tuo respiro. Ogni volta che inspiri, immagina una scia luminosa di un giallo caldo, il giallo del sole e del polline, che attraversa tutto il tuo corpo fisico. E lo stesso accade durante l'espirazione. Quando l'aria fuoriesce dalle narici e diffonde la sua luce nell'ambiente circostante. Continua così ancora per alcuni respiri.
Lasciati nutrire da questa luce gialla, calda, avvolgente. Inizia così a risvegliare anche il tuo calore interiore. Quello che ti aiuta a bruciare e a lasciare andare tutto ciò che ti appesantisce e non ti permette di rinnovarti, di crescere, di evolvere e di fiorire. Ora preparati a fare un inspiro profondo, il più profondo possibile, porta il respiro al culmine, trattieni l'aria nei polmoni qualche istante. E poi lascia andare una lunga espirazione dalla bocca. Ancora una volta, inspira profondamente. Trattieni l'aria. Lascia che la luce gialla irradi in tutto il tuo corpo. E poi lascia andare un lungo espiro. Al termine dell'espirazione, preparati a riaprire gli occhi e portati in quadrupedia sul tappetino. Le mani sono sotto le spalle, le ginocchia in linea con le anche. Senti il contatto del corpo col pavimento e in questo contatto ritrova stabilità. E presenza, porta tutta la tua consapevolezza sul tappetino e solo dopo riprendi a muoverti, inspirando, arca la schiena, apri il petto, guarda su ed espirando, osserva come la schiena si arrotonda, vertebra dopo vertebra e il mento si chiude verso la gola. Continua con questo movimento di flesso estensione della colonna. Andando a massaggiare la schiena e a connetterti al tuo respiro. Lascia proprio che sia il respiro a guidare il movimento. E continua così, ancora per 2 volte. Inizia a risvegliare anche la zona dell'addome. Quando espiri, premi l'ombelico verso la colonna e senti la zona lombare distendersi. Poi ti fermi con la schiena in una posizione neutra e allunghi il braccio destro e la gamba sinistra, inspirando. Espira qui, col prossimo inspiro, oltre ad allungare, porta il braccio e la gamba in alto, come se volessi inarcare la schiena. Ed espirando, poi raccogli il gomito e il ginocchio al petto e di nuovo inspiri, allunghi e sollevi. Espiri, raccogli ancora 2 volte, inspiri ed espiri l'ultima volta, in, es, riporti la mano in ginocchio a terra e con la prossima inspirazione subito stendi il braccio destro verso l'alto, ti apri verso il soffitto ed espirando fai poi scivolare la mano destra a terra dietro la sinistra fino ad appoggiare la tempia al tappetino. Ancora 2 volte, inspira. Ed espira. L'ultima volta, in, senti tutta la torsione sulla schiena in apertura e poi la stessa torsione in chiusura. E quindi fermi la guancia, la tempia sono a terra. Puoi rimanere qui oppure puoi allungare indietro la gamba sinistra puntando il piede. Se te la senti, porta il piede avanti, vicino alla mano destra, appoggia a terra. E se ti è possibile, stendi il braccio sinistro verso il soffitto. Continua a premere forte col dorso della mano destra, col braccio destro sul tappetino e magari passa anche il braccio sinistro dietro la schiena, cercando la coscia opposta o l'inguine.
ruota anche con il viso verso l'alto. Cerca di allineare le spalle. Respira la torsione e usa la torsione per portare aria in quei punti nascosti e lontani in cui non arriva mai. Un po' come se volessi arieggiare, cambiare aria in una stanza chiusa da tanto tempo. E espirando, ritorni con la mano sinistra a terra. Liberi anche la gamba e il braccio destro. Torni in quadrupedia, inspiri qui. Espiri, ti sporgi in avanti per Ashtangasana, piego dentro sugli 8 punti, inspiri, scivoli in Bhujangasana ed espirando ti porti nel primo cane che guarda in giù della nostra pratica, quindi srotolalo lentamente e se senti di averne bisogno, inizia a stendere solo una gamba alla volta, mentre il ginocchio opposto si piega. Magari sposta il glutine da un lato e dall'altro. Ma continua a percepire chiaramente il contatto del corpo col tappetino, i 4 punti di appoggio, la stabilità che questi 4 punti di appoggio ti danno. Col prossimo inspiro, ritorna in quadrupedia e questa volta stendi il braccio sinistro e la gamba destra. Inspira lunga, espira qui. Col prossimo inspiro, porti il braccio e la gamba più in alto. Ed espirando, ricopri il gomito e il ginocchio. E di nuovo inspiri ed espiri. Ancora una volta. In. Esso. L'ultima. Riporti la mano al ginocchio, al tappetino. E subito, con la prossima ispirazione, sollevi il braccio sinistro, ti apri verso il soffitto. Ed espirando, fai scivolare la mano a terra. Dietro la destra, ancora 2 volte, inspira, apriti ed espandi, espira, scivoli con la mano a terra, l'ultima volta, in, es, ti posizioni con ad esempio la pancia al tappetino, se ti è possibile allunghi la gamba destra indietro, magari porti il piede destro avanti vicino alla mano sinistra. Magari allunghi il braccio destro verso l'alto, oppure passi il braccio dietro la schiena, cercando anche la coscia opposta. Se puoi, rivolgi anche il viso verso l'alto e respira per 3 volte in questa torsione. Lasciati attraversare dall'inspiro, dall'espiro. Inizia a sentire un po' di calore generato dalla pratica. Espirando, riporti la mano destra a terra e poi il ginocchio e infine libera il braccio sinistro. Di nuovo inspiri qui e espirando ti porti nel piegamento sui 8 punti. Inspiri, scivoli avanti in Bhujangasana. Nell'espiro ti porti nel cane che guarda in giù. Da qui inspirando stendi la gamba destra verso l'alto. Allungala bene, stendila al massimo, dai lunghezza e apertura al corpo. Nell'espiro ti porti nella panca e raccogli il ginocchio destro al petto. Ancora inspira, stendi la gamba destra verso l'alto e espira, raccogli il ginocchio all'esterno della spalla destra nella panca. Attiva bene l'addome, tira il tallone verso i glutei. Di nuovo inspira, stendi, espira, questa volta porta il ginocchio destro al gomito sinistro. L'ultima volta, inspiri, stendi la gamba destra verso l'alto e espirando porti il piede tra le mani. Rimani qui, attiva bene la gamba sinistra, spingi indietro col tallone, dai lunghezza alla parte anteriore dell'anca, premi forte con la mano sinistra del pavimento, inspirando ti porti in torsione a destra. E rimani qui, respiri. Premi forte con la mano sinistra nel pavimento, mentre il braccio destro si allunga verso l'alto. Espirando, riporta entrambe le mani a terra. Allunga la colonna e apri il petto. Porta le braccia indietro con i palmi delle mani che si guardano. Inspira qui, apri il petto e allunga la colonna. Espira, stabilizza la posizione. Inspirando, sali in Adho Mukha Svanasana. Nell'espiro affondi un po', abbassa il bacino, avvicina la terra, cerca di mantenere la gamba sinistra attiva. Fai
respiro completo qui. Ed espirando, ti apri nel guerriero 2. Anche qui cerca stabilità, centratura, presenza. Senti i piedi attivi, le dita dei piedi attive che affondano nel tappetino. Col prossimo inspiro la gamba destra si allunga. Ed espirando, ti porti in ondina tricolandola, la tua variante. Cerca di dare lunghezza al tronco, ad entrambi i fianchi, lo sguardo al soffitto, i piedi continuano a premere nel pavimento. Le gambe ti danno forza e stabilità. Inspirando, risali i braccia e schiena, espira, fletti il ginocchio destro, porta le mani a terra ai lati del piede, scivola sulla punta del piede sinistro, appoggia il ginocchio sinistro al tappetino. Portalo avanti, quando che sia bene in linea con l'anca, e inspirando, cresci verso l'alto, braccia e schiena. Dai lunghezza ad entrambi i fianchi, mantieni via la banda e la banda attivi, espirando ruoti verso destra e provi ad agganciare il gomito sinistro all'esterno del ginocchio destro. La mano destra si porta in appoggio sulla sinistra e preme più forte. Per ora restiamo tutti qui. La colonna si allunga, il petto si apre, le spalle cercano di allinearsi. E solo se ce la sentiamo, stacchiamo il ginocchio sinistro dal pavimento, stendendo la gamba. Ancora una volta, oltre al lavoro di torsione, cerchiamo presenza fisica e mentale. Inspirando, ritorniamo al centro. Espirando, portiamo le mani al tappetino, poco oltre il piede destro, il peso va sulla gamba destra, la gamba sinistra si allunga indietro, il piede sinistro è puntato da ballerina, allungo la colonna, apro il petto, inspiro qui, espirando il ginocchio sinistro si piega, la schiena si arrotonda, mi chiudo con il naso verso il ginocchio sinistro. Fletto il ginocchio destro un pochino. Cerco equilibrio, stabilità e forza nelle gambe e inspirando, salgo braccia e schiena. Porto la mano sinistra sul fianco, la mano destra all'esterno del ginocchio sinistro e ruoto verso destra con il petto. Se mi sento stabile, il braccio sinistro si allunga indietro e lo sguardo, che è il senso legato all'elemento fuoco, segue la mano sinistra. Inspiro, ritorno al centro, porto le mani al cuore, espirando, allungo la gamba sinistra indietro per il guerriero 3, inspiro qui, espiro, torno in un affondo col piede sinistro a terra, mani al tappetino, carica, guarda in giù, inspirando mi porto nella panca e di nuovo rimango nella posizione. Cerco di distribuire il mio peso sui quattro punti, stabilizzo la posizione usando addome e gambe. E da qui, se conosco la posizione, nell'espiro mi porto in chaturanga, il petto si apre, lo sguardo va avanti. Inspiro, urdhva mukha svanasana, guardo al soffitto. Espiro, carico, guarda in giù. E poi ripeto tutta la mia sequenza dall'altro lato. Continuo a produrre calore e a lasciare e ciò che devo lasciarmi alle spalle, bruci e crei spazio dentro di me per il rinnovamento della primavera. Quindi subito inspiro, allungo la gamba sinistra al soffitto, la stendo bene e espirando raccolgo il ginocchio sinistro al petto nella panca. Di nuovo inspiro, la gamba si stende. Espiro, ginocchio all'esterno della spalla sinistra. L'ultima volta inspiro. Espiro, ginocchio al gomito opposto. E di nuovo inspiro, stendo la gamba. Espiro, lungo passo avanti, piede tra le mani. Attivo la gamba destra, premo forte. Con il tallone indietro, spingo la mano destra nel tappetino e inspirando mi porto in torsione a sinistra. Resto qui 3 respiri.
Ancora una volta cerco di aprirmi e di espandermi in tutte le direzioni, in avanti, indietro, verso terra e verso il cielo. E espirando riporto entrambe le mani al pavimento, trovo stabilità nella posizione, forza nei piedi, allungo le braccia indietro con i palmi che si guardano, espiro qui e con la prossima inspirazione salgo dalla nasala dove mi abbasso per rendere la posizione più forte, più presente. Lo sguardo è dritto davanti a me. Inspiro qui ed espirando mi porto nel guerriero 2. Mi giro quasi sul frontale. Lo sguardo è al dito medio della mano sinistra. Le anche extra ruotano e si aprono. Con la prossima inspirazione la gamba sinistra si stende. Espirando mi allungo avanti. E mi porto in trikonasana. Cerco di non scendere troppo con la mano sulla gamba sinistra, soprattutto se noto che questo mi fa chiudere con il tronco verso terra. Invece anche qui voglio aprirmi verso il cielo. Inspirando risalgo con le braccia alla schiena. Espirando fletto il ginocchio sinistro. Porto le mani a terra ai lati del piede, scivolo sulla punta del piede destro, appoggio il ginocchio destro al tappetino. Sistemo il ginocchio in linea con l'anca e con la prossima inspirazione cresco verso l'alto, do lunghezza ai fianchi, mantengo questa lunghezza espirando l'intorsione verso sinistra. Il gomito destro si aggancia nell'esterno del ginocchio, mano sinistra, preme sulla mano destra. Il petto si apre, la colonna si allunga. Entro nella torsione. Controllo di allineare le spalle, di portare i pollici al centro del petto e poi se me la sento, la gamba destra si stende. Ma di nuovo bilancio le due tendenze, quella di creare calore con la necessità di restare qui, senza farmi trasportare per aria da questa atmosfera più leggera. Inspiro e torno al centro, appoggio le mani a terra, oltre il piede sinistro, stacco il piede destro dal pavimento, inspirando, punto il piede, allungo la colonna e apro il petto, ed espirando la schiena si arrotonda, il ginocchio si piega, come se volessi chiudere il ginocchio verso il naso verso il ginocchio, il tallone ben alto vicino al gluteo destro. E poi per cui il ginocchio sinistro si flette un pochino, le mani si staccano, gioco con l'equilibrio, inspirando salgo, espirando porto la mano destra sul fianco, la mano sinistra all'esterno del ginocchio destro e vuoto con la colonna dall'ombelico in su. E magari stendo il braccio dietro di me e lo sguardo dal pollice destro. Ancora un respiro, inspirando, ritorno al centro, porto le mani al cuore, espiro, allungo bene indietro la gamba destra e poi riporto il piede a terra in profondo. Inspiro, mi dalla nasa, espiro, mani al tappetino, mi porto subito nella panca. Inspiro qui, espiro, chaturanga, guardo avanti, inspiro. Urdhva Mukha, guardo al soffitto. Espiro, Adho Mukha Svanasana. E qui resto, 4 respiri completi. Premo avanti con le mani, come se volessi allungare il tappetino. Questa spinta in avanti delle mani porta la schiena a distendersi e il coccige sacro ad allungarsi verso l'alto. I piedi e i talloni cercano il pavimento, anche se non li raggiungo, provo a lavorare in quella direzione. Il collo è rilassato,
sguardo tra le ginocchia o l'ombelico. Ora inspirando, stendo di nuovo la gamba destra verso l'alto. Espirando, faccio subito un lungo passo avanti col piede destro. Appoggio il ginocchio sinistro al tappetino, di nuovo in linea con l'anca. E con la prossima inspirazione, salgo braccia e schiena. Espirando, vado a portare il gomito sinistro all'esterno del ginocchio destro e di nuovo la mano destra sopra la sinistra. Posso provare questa volta a passare il braccio sinistro sotto la coscia, il braccio destro dietro la schiena. Se le dita si sfiorano, le mani si agganciano, lo sguardo va verso l'alto e il petto continua ad aprirsi. O resto, provo a stendere la gamba dietro. Ancora un respiro completo. Inspiro, ritorno al centro. Se ne ho bisogno, riappoggio il ginocchio sinistro al pavimento. Porto le mani a terra. Subito il peso va sulla gamba destra. La colonna si allunga, il petto si apre, le mani sono sotto le spalle. Inspiro qui, espirando. Piede sinistro flesso. Mano sinistra a terra sotto la spalla o sul mattoncino, mano destra sul fianco. Ruoto con il petto verso destra, lo sguardo al soffitto, magari il braccio destro si allunga verso il cielo. Ora inviti ad Chandrasana. Ancora un respiro completo. Inspiro, riporto il braccio a terra, la mano. Espiro, ginocchio sinistro si piega, il piede puntato, raccolgo il ginocchio verso il naso come ho fatto prima, forte con l'addome. Inspiro, salgo. Questa volta ho ripetuto la variante di prima, o con la mano destra vado ad afferrare l'esterno del piede sinistro. Estendo la gamba sinistra, magari il braccio sinistro si allunga dietro di me e lo sguardo va al pollice. Se non stendo bene la gamba sopra, non importa, cerco però di radicare bene a terra il piede destro e di allungare la gamba di sostegno. Inspiro, ritorno al centro, riporto le mani ai fianchi e espirando porto la gamba indietro, riporto le mani al tappetino e vado ad appoggiare il piede sinistro con un passo corto, mi preparo per Parsvottanasana. Il tallone sinistro a terra, la punta del piede aperta un po' in fuori. Inspirando la colonna si allunga, il petto si apre. Espirando mi chiudo. Chiudendomi con l'addome sulla coscia e rilassando il collo, faccio attenzione che le spalle rimangano indietro e lontane dalle orecchie. Con la prossima ispirazione torno ad allungarmi e a guardare avanti e mi preparo per Parvati Trikonasana. Posso lasciare la mano sinistra a terra all'interno del piede destro, sul piede destro o all'esterno del piede. La mano destra va sul fianco, inspirando mi allungo ed espirando ruoto col petto verso destra. E magari stendo il braccio destro verso il soffitto, continuo a restare concentrato sui piedi. Espiro e porto le mani al pavimento e da qui ritorno al cane che guarda in giù. Inspirando mi porto avanti nella panca, espiro chaturanga, inspiro urdhva mukha, espiro adho mukha svanasana. Se sono stanco porto le ginocchia a terra, i glutei, i talloni e la fronte al tappetino. Altrimenti mantengo il cane che guarda in giù. E uso questa posizione per ritornare a casa. Riprendo il controllo del respiro. Se la mente ha iniziato a vagare, la riporto sul tappetino, alla presenza fisica del mio corpo sul tappetino, all'osservazione del respiro che si allunga.
il battito del cuore che rallenta. Con l'inspiro successivo stendo la gamba sinistra verso l'alto ed espirando porto il piede sinistro tra le mani. Appoggio subito il ginocchio destro a terra. Salgo con le braccia e la schiena, inspiro qui, lunghezza ai fianchi, espiro, vado in torsione, aggancio il gomito destro all'esterno del ginocchio sinistro. Se prima ho preso il bind, ripeto anche da questo lato. Se mi è possibile, senza forzare, stendo la gamba destra, staccando il ginocchio dal pavimento. Resto nella variante della posizione più giusta per me. Non devo sempre cercare di arrivare al limite. La pratica non è una lotta contro il mio corpo, è un modo per sperimentarne le infinite possibilità di movimento. Da qui sciolgo, torno al centro e espirando porto le mani a terra, un po' oltre il piede sinistro, inspiro, stacco il piede destro dal pavimento, allungo. Espirando, torno a raccogliere il ginocchio al naso, la gamba sinistra si piega. Col prossimo inspiro, risalgo. Espirando, mano destra sul fianco, mano sinistra di nuovo al ginocchio oppure all'esterno del piede destro e trovo la mia variante di questo Utkatasana Padmasana in torsione. Mi concentro soprattutto sul piede di sostegno, il piede sinistro. Ancora un respiro completo. Inspiro, ritorno al centro, mani al cuore. Espiro, Virabhadrasana 3 di passaggio. Porto le mani a terra. Un passo indietro col piede destro, breve. Mi preparo Parsvottanasana, quindi se necessario allungo, aggiusto la distanza tra le gambe, inspiro, allungo, espiro, mi chiudo. Radico i piedi, attivo le gambe, sento i muscoli delle cosce che lavorano e stabilizzano la mia posizione e soprattutto proteggono gli scapolari dall'allungamento eccessivo. E qui inspirando torno a dare lunghezza alla colonna e apertura al petto e trovo la mia variante di Trikonasana in torsione. La mano destra può rimanere all'interno del piede sinistro, può portarsi sul piede o all'esterno. La mano sinistra è sul fianco, la colonna si allunga, il petto si apre e magari allungo il braccio sinistro verso il cielo. Resto ancora un respiro qui, espirando, riporto entrambe le mani a terra, torno a portare il peso sulla gamba sinistra, allungo la gamba destra indietro, attiva e viva, premo con la mano destra nel pavimento e vado in Ardha Chandrasana in torsione a sinistra. Torno a visualizzare il respiro colorato di quella luce gialla, calda, avvolgente e porto quella luce a nutrire ogni angolo del corpo. Espirando, ritorno con entrambe le mani al pavimento, riporto la gamba destra indietro a terra e ritorno nel cane che guarda in giù. E da qui camminiamo avanti con entrambi i piedi, lentamente, portando consapevolezza ad ogni singolo passo e poi ci lasciamo andare a Uttanasana completamente passivo. Se necessario, le ginocchia restano un po' piegate. L'importante è che la parte superiore del corpo, il tronco, le braccia, le spalle, la testa possano cadere morbide verso terra. Col prossimo inspiro porto le mani a terra,
anche solo i polpastrelli, magari, e poi mi porto sulle punte dei piedi, fletto le ginocchia e trovo una posizione accucciata in cui, se mi è possibile, lavoro ancora un po' sull'equilibrio, abbracciando le mie ginocchia e chiudendomi con il naso verso le gambe. Resto ancora un respiro completo e poi espiro, porto i talloni a terra e mi lascio andare a sedere sul tappetino. Stendo le gambe davanti a me, porto il ginocchio destro al petto e poi accompagno il tallone destro all'esterno del gluteo per Trinangu Mukhai e Kapada Paschimottanasana. Se sono molto sbilanciato, posso mettere un sostegno sotto il gluteo sinistro. Se ho dolore alla caviglia o al piede destro, posso alleggerire la posizione, magari allontanando le ginocchia una dall'altra o magari variando la posizione del piede. Da qui lascio la mano sinistra a terra, all'altezza dell'anca, un po' fuori dal tappetino. Inspirando, stendo il braccio destro verso l'alto. Do di nuovo lunghezza a tutto il fianco destro ed espirando, fletto il busto avanti. Se possibile, la mano sinistra afferra l'esterno del piede destro e poi continuo a chiudermi con l'addome verso la coscia. Nella fronte verso il ginocchio, la tibia. Lavoro ancora con le anche, cercando di evitare che il gluteo destro si sollevi da terra. Quindi lo porto indietro e verso terra. Inspirando, risalgo con la schiena e espirando, sciolgo la posizione. Col prossimo inspiro apro in fuori il ginocchio destro, creando un angolo di 90 gradi con la gamba sinistra. E qui ho diverse opzioni. La più semplice è quella di portare il dorso della mano sinistra a terra, provando a flettere il gomito fino eventualmente ad appoggiare l'avambraccio al pavimento. Se vi è possibile, potete portare la mano sinistra sotto la coscia oppure con la mano sinistra afferrare la caviglia destra. La mano destra può rimanere sul fianco oppure il braccio può allungarsi accanto all'orecchio in direzione del piede. Se sono nella variante completa della posizione, provo a non crollare verso terra, ma ad aprirmi verso l'alto. E respiro la mia posizione, ovunque mi trovo. Sento il sostegno della terra, del tappetino, sotto le gambe, i glutei e i piedi. Espirando lascio le prese, inspirando risalgo con la schiena, torno a chiudere il ginocchio destro vicino alla gamba sinistra e porto il piede destro a terra. Posso lasciare il piede destro all'interno della coscia sinistra oppure accompagnarlo all'esterno. E a seconda della mobilità delle mie anche, posso scegliere di rimanere in questa variante con la gamba distesa oppure portare il tallone sinistro accanto al gluteo destro. Inspirando, questa volta il braccio sinistro che si allunga verso il soffitto e nell'espiro mi porto in Ardha Matsyendrasana. Mi assicuro che la torsione avvenga dall'ombelico in su, quindi la schiena resta in allungamento, il mento parallelo a terra. Sono le spalle che cercano di allinearsi, ma anche il bacino sono squadrati ed entrambi i glutei sono ben radicati al tappetino. L'inspiro mi porta a crescere verso l'alto, l'espiro mi aiuta a entrare in profondità nella torsione, ma anche a coltivare delle radici profonde che affondano nel terreno. Inspirando, torno al centro, espirando, magari aiutandomi con le mani, sciolgo la posizione delle gambe, stendo la gamba destra sul pavimento
Questa volta fletto il ginocchio sinistro puntando il tallone all'esterno del gluteo. La mano destra rimane a terra in linea con l'anca. Il braccio sinistro si allunga verso l'alto. Inspiro qui ed espirando fletto il busto avanti. La mano sinistra va all'esterno del piede destro. E se posso, con la prossima espirazione, continuo a chiudermi. Ancora un respiro completo. Espirando lascio la presa. Inspirando risalgo. Ora è la gamba sinistra che si apre in fuori. Mi giro. E la mano destra che si porta a terra. Posso portare il dorso della mano sul pavimento, posso portare la mano sotto la coscia. Posso cercare la caviglia opposta. Inizio a flettere lateralmente il busto verso la gamba destra e magari allungo il braccio sinistro accanto all'orecchio. Va benissimo anche rimanere con la mano sinistra sul fianco e il gomito destro appoggiato a terra. Quello che voglio lavorare è questa posizione che lavora contemporaneamente sul petto, sulle anche, è una torsione, ma anche una posizione che dà grande radicamento e stabilità. Espirando lascio le prese, inspirando risalgo con la schiena, torno a chiudere il ginocchio sinistro vicino al destro, riporto il piede sinistro a terra. Posso rimanere o portare il piede all'esterno della gamba. Posso rimanere o trovare la Lomasendrasana al completo. Con il tallone destro che si porta accanto al gluteo sinistro. Questa volta il braccio destro si stende verso il soffitto. Inspiro qui. E espirando provo la mia torsione. Resto ancora tre respiri. Un ultimo inspiro ed espiro completi. Con la prossima ispirazione ritorno al centro. E espirando mi aiuto con le mani, sciolgo la posizione delle gambe. Appoggio i piedi a terra. Porto le mani dietro le cosce, lentamente mi srotolo in una posizione sdraiata, pancia in su. Da qui mi preparo per Setubandha Sarvangasana, punte sulle spalle, o se nella vostra pratica potete fare un Urdhvadandrasana. Avvicinate i talloni ai glutei in modo da poterli sfiorare con le dita delle mani, questa dovrebbe essere la distanza corretta. Osservate che i piedi e le ginocchia siano larghe come i fianchi e soprattutto che non si aprano quando salirete nella posizione. Stendete le braccia sul pavimento con i palmi delle mani rivolti in basso. Attivate bene le braccia, sentite le spalle che si aprono, le scapole che convergono al centro della colonna. Espirando, allungate il coccige in direzione dei talloni e con la prossima inspirazione sollevate schiena bassa, media e alta. Potete restare in questa variante, potete avvicinare le mani una all'altra intrecciando le dita e camminare in sotto con le spalle in modo da aumentare la vostra estensione. Trovate la variante giusta per voi da praticare per 5 respiri. Oltre alla grande apertura che ci aiuta anche a disperdere un po' del calore che abbiamo generato e a lasciare andare tutte le ceneri di quello che abbiamo bruciato, torniamo a sentire la forza nelle gambe e i piedi che affondano a terra. E da qui, espirando, ritorniamo con la schiena sul tappetino. Portiamo le ginocchia al petto, le abbracciamo, le tiriamo verso di noi. Inspiriamo qui, nell'espiro magari andiamo a chiuderci con il naso verso le ginocchia.
Riportiamo la schiena a terra, apriamo le braccia sul pavimento, all'altezza delle spalle con i gomiti piegati e allungati, cactus mudra. Inspiro qui, espirando faccio cadere le ginocchia sul tappetino alla mia sinistra. Posso guardare al soffitto o rivolgere lo sguardo verso la mano destra. Ancora un respiro, inspirando ritorno al centro, espirando cambio lato. Ancora un respiro, nell'inspiro torno al centro. Porto le mani dietro le cosce e con un dondolino torno a sedermi. Trovo di nuovo una posizione comoda e prima di Shavasana pratichiamo un mudra che si chiama Agni Mudra, il mudra del fuoco. Io lo faccio a specchio, così non vi confondo le idee, ma dovete portare la mano destra a fare un pugno con il pollice che rimane fuori rivolto verso l'alto. La mano sinistra crea una coppa in cui la mano destra va ad appoggiarsi. Teniamo le mani più o meno all'altezza dell'ombelico, rilassiamo le spalle, di nuovo sentiamo le scapole scivolare verso terra, ma il collo mantenersi libero come se la testa volesse sfiorare il cielo. Chiudiamo gli occhi, se ancora non l'abbiamo fatto. E torniamo a connetterci a questo calore interiore, a questa energia del fuoco che abbiamo richiamato con la pratica delle torsioni. E offriamo a questa energia tutto ciò che vogliamo lasciare andare, come se volessimo dare del carburante al nostro fuoco interiore, per aiutarlo nella sua opera di trasformazione. Per prepararci ad accogliere tutto quello che la primavera in arrivo ci porterà. Faccio un ultimo inspiro ed espiro profondi. Poi sciolgo il mudra, riporto il dorso delle mani sulle ginocchia, con i palmi rivolti verso l'alto. E lascio che il calore residuo nelle mani si diffonda nell'ambiente intorno a me. E ancora una volta visualizzo questa luce calda, gialla, come il cielo e come il sole e come il polline, che colora l'ambiente, lo spazio del mio tappetino, il luogo in cui mi trovo. E poi da qui, disturbando il meno possibile, magari ancora con gli occhi chiusi, mi porto in Shavasana. Mi sdraio a pancia in su sul tappetino, rilasso le braccia a terra, con i palmi delle mani rivolti verso l'alto, rilasso anche le gambe sul pavimento. Lascio che il corpo si abbandoni completamente.
Lascio andare il respiro. Lascio andare i muscoli. Mi arrendo alla forza di gravità. Se avete ancora tempo, continuate con la pratica di Shavasana ancora qualche istante. Altrimenti, con gradualità, riprendete a muovervi, iniziando dalle estremità del corpo. Riportate le ginocchia al petto. Le abbracciate, scivolate su un fianco e tornate a sedere sul vostro tappetino. Grazie di aver praticato con me e buona giornata.